l'iPhone mi ha rovinato. Io dalla mattina alla sera so Instagram. In tempo però alla fine è così, perché è un nuovo mondo. È un nuovo mondo che ci devi stare in questo mondo. Non ci può non frequentare. Io ci faccio parte tutto quanto di questo mondo qua, ed è bello. Io ho milioni di amici che non hai capito, però su Facebook abbiamo milioni di amici, sì, su Facebook. Però poi alla fine, in primis sembra questa cosa un po' fredda, però proprio man mano sembra che ti fai una figura di questa persona, che poi vedi anche in foto, la conosci. Certo. Questa qua, questo è un po' sempre il concerto, bello, no, le luci sono perfette, adoro queste luci perché sono eleganti. Molto molto bello, grande impatto. Ma e la scala com'è? Perché no, adoravo mi piace questa cosa della scala, della scala, scala. Sì, questa scala che a Sanremo sono capace di scendere quella scala. Allora quest'anno me la faccio, ma va. È bello mi perché faccio. È un po' il concetto della montagna e Maometto, no? Esatto. Se Maometto non va della montagna, se la scala non ci vado io, se no la scala me la faccio io. Mi piace l'idea. Invece questi qua sono, vi faccio vedere un po' di questi qua dell'anno scorso. Sempre che non vedo che utilizzi pochissimo il discorso. Ma guarda, proprio. Oltretutto vedo che anche il telefono ha avuto battaglie importanti. Ne ha fatte di battaglie, credi, questo telefono. Questo telefono ne ha fatte di battaglie proprio, mamma mia. Il set di Manetti Bros. Questa è tutta la troupe. Questo era l'ultimo giorno che abbiamo festeggiato con loro. Proprio di Rossi, questo è il produttore artistico. Questa è la parte che faccio, guarda qua, dove ti faccio vedere. Che lui girava, perché lui sapeva la parte che stava facendo, girava, parliamo del mio collaboratore, e lui è andato facendo il video, è andato in panico, si è messo paura. Perché a me mi ammazzano. Faccio la parte che mi ammazzano. Accidente, allora. Molto anni 80. È vero, sembrava. Molto anni 80. Com'era? Milano. No? Però, bella sta cosa. Poi come prima volta che faccio il film mi fanno fare questa parte che devo pure morire. Hai capito? Perché sono dovuto venire un'altra troupe da Roma e mi hanno dovuto insegnare anche come, mi hanno messo delle cose, perché come si cadeva, come devo. Perché se tu fai una parte che ti ammazzano, devi pure saper simulare questa sì, cosa. Perché allora non è che è così abituato a morire, no? Cioè, non c'è senso che già abituato. Sai, l'ho già fatto un po' di volte, sono già morto altre volte. No, allora, farla per la prima volta. Avere anche un ruolo da poter fare il piacere di provare questa cosa qua, ma crebbe lì, perché proprio hanno messo cos'è delle che cose, ti mettevano? Mi hanno messo delle spugnette dietro che alla fine il colpo partiva e loro da dietro facevano sparare e ti faceva l'effetto il proiettile che poi come cadevo, come vedi devi andare avanti, perché devi come se ti spegnessi proprio, devi andare avanti, perché se fai così io in primis cadevo proprio, la prima che mi ero venuto mi buttava così un po' andare, ma non ti ma poi piano piano pure, perché me, quando mi buttavo pure con il braccio così per non farmi male, cioè guarda che tu sei morto, non puoi pensare, devi spaccarti proprio. Mi hanno insegnato questa cosa, e questa è stata anche una bella cosa, insomma, imparare, avere la possibilità di farla in una sola volta, è stata veramente una grande esperienza con loro. Ma questo Manetti Bros, questo ambiente del set non riesce a essere un po', a inibire un attimo il fatto che c'è gente intorno, cioè come si riesce a estraniarsi un po'? Sì, e poi quando entri nella parte proprio inizi poi a calarti nel personaggio, ed è bello, è stata una grande esperienza. Quella con Matteo Garrone è stata una bellissima anche lei. Qua questa è una parte che questo è un altro, quando io dovevo pestare un bambino, perché faccio il cattivo. Eppure questa è stata pure bella a fare, sta parte, perché io poi quando pestavo un pezzo di ferro che stava dentro. Invece poi alla fine sembra. Però mentre io faccio così, lei stava sotto con lo spruzzino, con il sangue, e mi buttato. Insomma, è la grande conoscenza, capito? Non è che hai fatto la parte, giusto? Fai sta parte. Sì, no, ho dovuto fare che ci stavano degli effetti speciali. E ho avuto il piacere di vedere anche gli effetti qua invece col bambino che stava con più cose.
il grande Matteo Garrone. Dove sta? Beh, stiamo parlando oltretutto di avere in questi casi anche la fortuna di avere un personaggio che è un regista di spessore. E poi dopo abbiamo fatto la festa del film, certo. Ho fatto il concerto su Al Casinò, perché ogni film che viene presentato la sera c'è la festa. Allora Matteo Garrone mi ha invitato a me per la sua festa, abbiamo fatto il concerto, ma una cosa bellissima, un'esperienza bellissima. Perché visto esatto. dall'interno deve essere veramente ma una cosa fatta tutti quanti in smoking, perché se non è lo smoking non puoi passare tutti quei fotografi, ma credimi, mai avessi pensato di fare una cosa del genere. Però molto bella, grazie al grande Matteo che mi ha dato questa, perché poi lui è una grandissima persona, perché poi i nostri concerti della maggior parte sono adrenalinici, insomma, di saltare, divertirsi, non stare lì ad ascoltare, perché poi uno, due, tre, quattro inizia il primo spadiglio, che tremendo, lui dice alla moglie andiamo. Invece con noi non hai tempo di stancarti, ma assolutamente non hai tempo di stancarti. Che ricordi hai a proposito di concerti, primissime sempre belli, esibizioni? Sempre belli. Il mio primo proprio concerto che ho fatto l'ho fatto nel 1987 87-88 sul Lido, sul Lido balneare, su una parte era di Napoli, se non vado, Mondragone di Napoli, Mondragone. E ho fatto sta prima, bello, in una discoteca, su questo Lido che c'era la discoteca, all'epoca c'era e allestimmo questo concerto, ed è stata una bella esperienza, un sacco di gente, perché poi il primo anno sono stato sempre fortunato, dalla mia città sono stato abbastanza, sono uno coccolato. Tu sei profeta in patria, che non è così facile. Dal primo disco che ho fatto è stato ottobre 86 e andò bene, insomma, piacque un sacco, perché sono stato il primo a essere un po' quello che ha stravolto un po' anche all'epoca la musica napoletana, perché certo. Sono stato lontano 86 io, perché io venivo, a me piaceva sempre cantare più sul pop, sono stato sempre uno che prima di fare il primo disco ho fatto vari provini, ho fatto pure un programma su Rai, non mi ricordo, Clap Clap con Barbara Boncompagni. Ma di farlo proprio e vinci. Sì, sai che non ricordo più. Clap Clap si chiamava questo programma e io ho vinto il secondo posto di questa cosa. È stata pure una bella esperienza, perché mi ricordo questa cosa, che io dovevo andare, ci volevo andare a tutti i costi a questa trasmissione. E c'aveva il papà del mio arrangiatore, di questo ragazzo che mi faceva gli arrangiamenti, lavorava nella Rai a Napoli. E io c'avevo il permesso che mi dovevo recare al bar. Invece di andare al bar sono andato, mi sono buttato dal produttore, si chiama Stefano Boragura, chi se lo dimentica. C'avevo questa cassetta e io gli dissi, senta, io so insomma di questa cosa, mi farebbe piacere che lei ascoltasse questa. Lui disse, guarda, non ti prometto niente, perché già è chiuso, è l'ultimo, se no, perché erano quattro artisti per quattro puntate, si scontravano uno con l'altro, cioè, è l'ultimo, è finito, non c'è, però mi sei simpatico, come sei, perché ero proprio piccolino, disse, però mi ascolto, lasciami il tuo numero. All'improvviso mi sento chiamare un bel giorno da mia mamma, Franco ce l'hai, gira canale, sto guardando la televisione. Io pensavo che mia mamma mi voleva far svegliare perché doveva fare i servizi, cioè, no, non è bello. Il trucco per farmi svegliare mamma, perché devo pulire casa. Invece no, era la Rai, andai lì e alla fine sono andato, ho fatto sto programma. Io ho sempre amato, perché per me la musica non è assolutamente lavoro, per me è un credo, una fede, come uno crede in Dio, che tu credi, io credo nella musica, ci credo forte, mi emoziono con la musica, seppure non avessi fatto quello che ho fatto, l'avrei fatto lo stesso, capito? Lavoravo certo. E facevo musica, perché per me è una fede, è un credo, che quando tu al di là del tuo lavoro la sera vai a messa, io al di là del mio me ne vado a fare musica, hai capito? Mi è piaciuto molto questo viaggio, perché sono salito su quest'autobus e ho trovato il mio fianco Franco Ricciardi, che mi ha raccontato delle belle cose. Speriamo di ritrovarci più presto. Ma se fai questa strada io salgo senza problemi. Ma sicuramente ti aspetto, il posto c'è sempre. Alla grande. Grazie Franco. Ciao cari.